Ancora ben trovati sulle fonti TV, lo spazio dedicato alle options e allora le strategie, che cosa si può fare, come muoversi nel mondo delle opzioni che non tutti magari conoscono nel dettaglio se si parla di operatività, ma molti sono sempre più interessati. Comunque questo nostro spazio è dedicato anche a capire qualcosa in più. Aspettiamo i vostri messaggi, numero di WhatsApp e poi seguiteci sempre sul nostro sito lefonti.tv e naturalmente sulle nostre piattaforme social, se preferite, Facebook con la nostra pagina a cui se non avete ancora messo like vi consiglio di farlo così riceverete tutte le notifiche e poi YouTube. Giorgio Salvato, buongiorno. Buongiorno a te Manuela, un saluto a tutti i telespettatori delle Fonti TV. Ben trovato allora per questo spazio. Sai che sempre di più anch'io vorrei fare, magari proprio insieme a te che lo fai quotidianamente, pura informazione sul mondo delle options per capire meglio quali opportunità può dare proprio l'operatività sulle opzioni. Allora, Giorgio, partiamo dal contesto, più generale, una view di mercato di questa settimana, così poi ci inseriamo in quelle che sono le strategie. Peraltro ci sono già dei messaggi che si riferiscono a delle strategie che tu hai proposto la settimana scorsa, proprio con me. Allora, partiamo dalla view e poi ci addentriamo nei grafici. Allora, innanzitutto, vabbè, io lavoro principalmente sul DAX, quindi introducendo questa view sui mercati parlando del DAX, abbiamo assistito lunedì a questo scivolone del quasi 5%, che però, non ha, come dire, scombinato quelli che sono i piani da parte degli istituzionali, perché loro comunque, avevano posto una grande resistenza proprio sui 13.300 punti, perché sono presenti moltissime call proprio da quel livello in su. E di conseguenza direi che tra i mercati europei il DAX è l'indice un po' più forte rispetto agli altri, perché di contro abbiamo avuto un FTSE MIB che ha rotto addirittura i 19.000 punti, e questo sinceramente è un po' grave. Questo anche perché è un indice un po' messo ai margini dagli istituzionali, perché meno liquido e quindi poco trattato, ovviamente. Invece, per quanto concerne l'Eurostoxx in generale, diciamo che si è spostato dai 3.300 punti verso i 3.200, in questo momento è a 3.156. Comunque è arrivato anche l'Eurostoxx in una parte abbastanza supportiva, perché siamo in una zona dove sono molto presenti le put, quindi dovrebbero fare leva e quindi sostenere il mercato. Non vedo assolutamente, in linea generale, un aumento ulteriore di volatilità, se non dopo la rottura dei 12.000 sul DAX, dei 3.000 sull'Eurostoxx e dei 18.250 sul FTSE MIB. Ok, benissimo Giorgio. Allora, c'è già Marco, appunto, partiamo da questo messaggio così ci ricolleghiamo, se vuoi e se sei d'accordo, proprio alla strategia che avevi riportato la settimana scorsa sulle fonti TV. La strategia, dice Marco, di settimana scorsa è stata corretta con 3 put short a 10.450. Perché così basso? Non c'è un forte supporto per il DAX a 12.000, non si poteva stare a 11.800 circa. Complimenti, quindi ti fai complimenti per quello che avevi riportato da noi. Allora ripartiamo da qui se vuoi e mostriamo pure i tuoi grafici Sì. così facciamo il passo avanti. Io ho condiviso lo schermo in questo momento, non so se vi arriva Vediamo l'immagine. tutto, vediamo tutto, perfetto. Perfetto. Allora io mostro un attimino la strategia, quindi miglioro un attimo lo zoom, chiaramente. Allora, questa è la strategia. Allora, riconducendomi al messaggio del telespettatore, io sono partito proprio venerdì scorso di pomeriggio praticamente con questa situazione, cioè con un ratio back spread di call OTM a credito, come spiegai la settimana scorsa, vendendo una call 13.350-210 e comprando due call 13.900. Perché feci questa strategia e la consigliai? Perché chiaramente proprio dai 13.300 in su prevalevano le call sul DAX, quindi vi era già una zona di forte resistenza. La stessa si è fatta sentire, lunedì siamo scivolati del 5%. Cosa ho fatto? Il guadagno conseguito di circa 350 euro scendendo lo sono andato a spalmare su tre
put 10.450 che adesso riseleziono, vedete? Sì. Perfetto, migliorando lo zoom in questo momento, mettendolo di nuovo a 200, che cosa è successo? Perché sono andato a scegliere queste put 10.450? Lo vediamo dalla chain delle opzioni. Allora, se noi guardiamo la chain delle opzioni e prendiamo lo strike 10.450, andiamo a notare una cosa. La colonnina gamma, che non è altro che la derivata seconda della funzione del profitto, è pari praticamente a zero. Quindi possiamo dire, molto matematicamente parlando, che è priva di rischio. Quindi il telespettatore suggeriva di vendere una put più alta. Direi di no, perché chiaramente avrebbe avuto una 11.008. Un gamma più alto, vedete il gamma è 0003, mentre sulla 10.450 è 0001. Quindi automaticamente che cosa è successo? Sì. Andando a rivedere la strategia, che ho in praticamente il guadagno sul ratio back spread di call, l'ho spalmato sulla vendita di 3 put. Quindi ho imbrigliato, ho boxato l'indice e quindi il profitto fino a quel momento conseguito. In questo momento vediamo che da 3,50 di lunedì scorso siamo arrivati a 534. La cosa più bella di questa strategia è che se noi osserviamo in basso a sinistra le greche, notiamo che nel vendere le put 10.450 ho azzerato il delta di portafoglio, il gamma che è meno 0,0016, che poi è il grado di rischio, cioè l'acceleratore del delta in caso di ulteriore discesa, però mantenendo basso il gamma ho automaticamente anche appiattito il delta. Tant'è vero che questa funzione, la linea rossa, let now, come vedete, è praticamente quasi piatta, quindi vuol dire che l'indice può effettuare tutti gli swing che vuole. In qualunque swing va ad effettuare, quindi lateralità, il profitto può solo aumentare. Quindi credo che con oggi, che è venerdì, sfruttando il theta del sabato e la domenica, sicuramente questa strategia lunedì sarà in guadagno di quasi 800 euro, quasi 800 euro. Chiaramente, salvo miglioramenti. Ok, va bene, allora procedi pure perché gli amici sono interessati, dicono di proporre di dare qualche spunto operativo in più proprio per insomma, i prossimi giorni. Su cosa stai operando tu, Giorgio, nel dettaglio? Allora, se noi guardiamo la struttura, visto che parliamo del DAX, guardiamo Sì. un attimino la struttura di ottobre, andiamo a vedere quali sono i supporti e le Ah, guarda, resistenze. aspetta che c'è una domanda, scusami Giorgio, poi ti faccio proseguire. Michele dice che delta aveva la put 10.450. Allora, andiamo subito a vedere Infatti, il delta. infatti. Perfetto. Allora, il delta, guardando il delta sulla chain delle opzioni della mia piattaforma, il delta è meno 0,0293, quindi un delta molto basso. Però chiaramente questa è la singola opzione. E andando a vedere invece il delta di portafoglio, cioè che comprende tutte le opzioni, il delta di portafoglio in questo momento è positivo dello 0,0399, perché chiaramente ingloba tutte le altre opzioni presenti in questa strategia. Quello che importa di più non è soltanto il delta, ma prima del delta viene il gamma, perché il gamma è l'acceleratore del delta. Se io tengo basso il gamma verso lo zero, propedeuticamente tengo basso pure il delta, quindi rendo, tra virgolette, quasi priva di rischio l'intera strategia. Cosa viene in più da sottolineare? Il Vega di portafoglio, che praticamente segna meno 69, cioè significa che se aumentasse dell'1% la volatilità, io andrei a perdere 69 euro. Se facciamo caso, questo meno 69 è pari al theta, che è pari a 69. Quindi, anche se aumentasse la volatilità dell'1%, il theta si mangerebbe il Vega. Quindi, questa è una strategia neutrale pure al Vega. Quindi, posso dormire sogni tranquilli. Ok, sì, poi in realtà poi dopo ti faccio veramente andare su nuovi spunti. L'amico scrive delta della put al momento della vendita, non adesso.
Al momento della vendita, il delta della put è allora, in questo momento, se siamo scesi, io ho aperto questa put lunedì, praticamente, sicuramente lunedì, io l'ho venduta quando eravamo a 12.800, poi siamo arrivati, no, 12.690, chiedo scusa, poi siamo arrivati a 500 minimo lunedì. Quindi aveva un delta praticamente sicuramente inferiore a questo valore, meno 0,029, perché eravamo più in alto. Adesso siamo a 10.563, quindi sicuramente era meno 0,02 probabilmente, quindi un valore inferiore rispetto a questo che vediamo adesso nell'accendere le opzioni. Poi chiaramente quello che è venuto a migliorare la strategia sono stati gli swing dell'indice, perché abbiamo oscillato con un minimo di ieri anche a 10.480 di future, abbiamo recuperato i 650 ieri nel pomeriggio, adesso siamo a 560, quindi le oscillazioni laterali susseguite da lunedì scorso fino ad oggi, questo hanno fatto sì che tra il delta del ratio back spread di call più il delta della put 10.450, in questo momento il totale del delta di portafoglio è più 0,060. Ottimo, grazie. Insomma, Marco anche ti ringrazia per la spiegazione. Giorgio, andiamo pure avanti da dove ti avevo interrotto. Insomma, stavamo cominciando a dare degli spunti operativi ulteriori. Sì, allora, ritornando a quella che è la struttura, diciamo, di ottobre, per chi volesse, diciamo, entrare in questo momento, chiaramente il consiglio è sempre quello di entrare a spread per un semplice motivo: il valore dei punti indice, la leva è 5 su ogni punto opzioni, e quindi chiaramente è come gestire un future praticamente, quindi entriamo sempre a spread. Notiamo che proprio in questo momento noi siamo in procinto dei 12.500, inizia un'area dove praticamente le put le fanno da padrona, quindi evidentemente eventualmente diciamo entrare adesso con un ratio back spread di call sarebbe fuorviante, perché si potrebbe subire un rimbalzo dell'indice, quindi preferirei più tra virgolette consigliare uno spread di put, ma sempre a credito. Questo perché notiamo che proprio a 12.000 vi è una valanga di put vendute da tempo, ma queste put iniziano ad essere importanti già da 12.500. Però dico 12.000 punti perché? Perché se noi guardiamo un attimino il rapporto tra put ITM e call OTM, notiamo che proprio da 12.000, vediamo, mi metto proprio qui sul Sì. valore 12.000, da 12.000 in giù il valore delle put ITM in percentuale aumenta moltissimo. Quindi adesso a 12.5 siamo in una zona ancora di swing dove la volatilità più o meno è ritornata verso il 30%, ma la vera volatilità si scatenerebbe alla rottura dei 12.000 punti. Quindi usiamo sempre put spread a credito, proprio perché diciamo che il theta, man mano le giornate che avanzano, il theta dovrebbe farsi sentire in senso positivo. Quindi usiamo le opportune coperture, chiaramente. Ok, d'accordo, perfetto. Sì, beh, coperture sempre, ma poi in contesti come questo ancora di più, immagino, Giorgio, anche qualche indicazione su questo. Eh sì, perché chiaramente la leva, ripeto, è 5 Sì. doppio rispetto alle MIBO, ma è la metà rispetto all'Eurostoxx. Comunque, voglio dire, è una situazione un po' particolare, perché trovarsi inizialmente con gamma e vega negativi significa rincorrere il mercato, invece avere un gamma e vega positivo significa che il mercato deve fare la prima mossa e noi successivamente implementare la strategia. Quindi diciamo che un put spread a credito ha un delta positivo, un theta positivo e un vega negativo, però è comunque presente una copertura che si può gestire. Dico un put spread perché chiaramente siamo già nella parte supportiva, e poi facendo vedere anche quella che è la funzione del profitto in opzioni a scadenza, notiamo che
Il grosso dei profitti per ottobre si avrebbe da 12.700 fino a 13.250. Essendo in un'area supportiva, siamo verso i 12.500, direi di poter iniziare su questa soglia proprio vendendo una 12.000 e con una 12.000 put e comprando una 11.750 put, in modo tale che abbiamo ancora 500 punti per eventualmente correggere il delta nel caso si dovesse l'indice avvicinare verso i 12.000. Ottimo Giorgio, allora io ovviamente volevo chiederti qualcosa sul fronte della volatilità, non so se prima vuoi aggiungere altro e poi passare alla volatilità o se vogliamo concentrarci adesso su quello. No, 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 possiamo anche far Ok. vedere la volatilità sul DAX, la vediamo in Sì. diretta in real time e notiamo che proprio da lunedì chiaramente è salita vertiginosamente, siamo ritornati poco sotto il 30%. E quindi questo vale su tutti i mercati, vale anche sull'Eurostoxx, sull'Italia, sul VIX, sull'indice americano. Quindi praticamente direi che questa volatilità è la greca più importante, se vogliamo, è il valore più importante da seguire per poter impostare una strategia. Chiaramente, quando, come è successo a marzo, la volatilità ha raggiunto anche l'80-90%, il consiglio dell'epoca fu quello di vendere delle opzioni, non dico a breve, a un mese, ma quelle anche ad un anno, perché erano più ricche di vega per antonomasia. Quindi chiaramente con una volatilità al 90%, se la volatilità arriva al massimo, chiaramente può solo scendere. Quindi per evitare i rischi a breve bisognava vendere opzioni a 6-7 mesi, anche ad un anno lontano. In questo caso la volatilità è intorno al 30%, non è alta, siamo sui livelli resistenziali di medio periodo e credo che probabilmente più si avvicinerà il mese di novembre e più potremmo avere degli aumenti di volatilità, anche perché ho sentito che alcuni broker aumenteranno i margini Sì. del 25%. Quindi occhio a queste comunicazioni, perché evidentemente anche i broker vogliono, come dire, allertare i propri clienti ad usare le opportune coperture. Ok, domanda di Claudio, perché se aumentano le put ITM, cioè in the money, oltre il 10% aumenta il rischio, sono acquistate, perché vendute agli istituzionali non conviene il ribasso? Allora, perché noi misuriamo la paura dai venditori di put? Perché chi compra una put ovviamente ha un rischio limitato pari al premio. Chi vende una put, e quindi noi opzionisti le consideriamo nel 90% dei casi tutte vendute, tranne le put molto TM, ma veramente molto TM, le consideriamo comprate. E quindi in questo caso, se ritorniamo un attimo al grafico precedente, ecco qui, se io l'indice dovesse arrivare verso i 12.000 punti, è chiaro che gli istituzionali con il future o vendendo sottostante capovolgono il delta di portafoglio. Quindi se le 12.000 dovessero andare ITM, noi sicuramente avremo un'accelerazione al ribasso, ma vedremo anche aumentare gli open interest sul future DAX. Ovviamente ricordo che il rapporto tra moltiplicatore future, che è 25, moltiplicatore ODAX, che è 5, vuol dire che 25 diviso 5 fa 5. Basta vendere un future DAX quando tocca 12.000 punti per capovolgere il delta di portafoglio di 5 put 12.000 vendute. Quindi per gli istituzionali è molto facile. Ma oltretutto, non solo soltanto loro a difendersi, più che altro sono i retail, in quanto gli istituzionali queste posizioni le aprono anche con un anno di anticipo, quindi loro hanno incassato premi molto più alti rispetto ai retail che intervengono solo da pochi giorni o da un mese. Quindi c'è una differenza sostanziale, però a livello di difesa, un future DAX venduto a 12.000 copre e capovolge il delta di portafoglio di 5 opzioni put 12.000 vendute. Ok Giorgio, grazie, anche questa spiegazione ottima. Allora abbiamo ancora 2 o 3 minuti Giorgio, su cosa vogliamo concludere? Lascio a te la scelta. Niente, diamo un'occhiata Sì, velocemente al FTSE MIB, quindi facciamo una perfetto. correlazione chiaramente con il FTSE MIB, vediamo la situazione di ottobre che va
Anche qui siamo in una zona molto supportiva, siamo appena sotto i 19.000 punti, quindi in presenza di molte put, notiamo, vediamo anche qui per fare la correlazione col DAX, la rottura dei 19.000 ha fatto andare ITM queste put, queste 922 put aperte. Chiaramente si è avuta un'accelerazione al ribasso. Automaticamente, che cosa abbiamo avuto su questo indice? Vedete? Proprio per fare la correlazione con gli open interest sul future, vedete, Sì. ieri abbiamo avuto un incremento delle barre bianche, cioè un aumento degli open interest sul FIB che hanno coperto quelle put 19.000. In questo caso il rapporto è un FIB venduto pari a due opzioni 19.000 vendute. Però vediamo come anche qui la correlazione aumento degli open interest proprio alla rottura di 19.000 è andato a sintetizzare ovviamente quelle put 19.000 andate ITM, quindi il ragionamento fila. Chiaramente in questo momento sul future noi abbiamo un primo supporto a 18.500 e poi un altro a 18.000. Diciamo che siamo in un'area di forte supporto perché sono presenti moltissime put, però nel caso in cui dovessimo toccare i 18.500 avremo un'altra via di fuga verso i 18.000. Vedendo la funzione del profitto a scadenza anche sulle opzioni MIBO, vediamo come già adesso ci troviamo nella parte discendente del profitto, quindi evidentemente sono aperte molte sintetizzazioni, in particolare già fatta quello dello strike 19.000 punti. Sì. Quindi sicuramente si potrebbe assistere ad un rimbalzo almeno sui 19.000 sull'indice italiano, ma non oltre in questo momento. Va bene, ok Giorgio, grazie mille, ti ringraziano ancora i nostri telespettatori. Giorgio Salvato con noi per lo spazio delle options, che naturalmente ritornerà anche la prossima settimana e che ha chiuso comunque una settimana abbastanza complicata sui mercati. Ti ringrazio Giorgio. Grazie a Lascia te, pure il tuo Martina. contatto, lascia pure il tuo contatto. Allora, io il canale Telegram Option Strategy, poi l'email gsalvato_2000@yahoo.it. Va bene, grazie ancora Giorgio, contattatelo se avete bisogno di qualche informazione in più, poi lo ritroveremo anche sulle fonti TV. A tra poco.